Amiche e amici del Corner Sampdoriano, bentornati, ben ritrovati. Intanto chiedo scusa per l'assenza delle ultime settimane. Immagino che la vostra vita sia continuata regolarmente, fate anche a meno dei miei interventi, però ci tenevo a dirlo, ero su altri campi, altri impegni e quindi non ho avuto il piacere di seguire come invece ho potuto ieri, le partite della Samp. Bene, ma non benissimo è stato il commento che ho letto di insomma, quello che c'entrava di più, che inquadrava meglio il match di ieri sera contro lo Spezia a Marassi, nel senso che il risultato doveva assolutamente arrivare ed è arrivato. Per la prestazione c'è tempo, tante partite, di tante partite abbiamo parlato in questo inizio di campionato con prestazioni discrete, ma pochi punti portati a casa, decisamente l'opposto. Ieri c'è stato ovviamente l'impegno, l'applicazione da parte di tutti per calcio propositivo, prego ripassare. È stata una partita strana fin dall'inizio ed è la prima volta che la Samp di D'Aversa, ieri sostituito da Tarozzi, diciamo, rispetta in questo modo l'avversario. Cioè, paradossalmente, ma fino a un certo punto, abbiamo affrontato a inizio campionato il Milan, l'Inter e il Napoli con, diciamo, risultati alterni dal punto di vista delle prestazioni, con grande spavalderia, con la difesa a centrocampo, con tanti metri alle spalle dei nostri difensori. Ieri invece abbiamo rispettato tantissimo il possesso palla e i movimenti offensivi dello Spezia. Credo che il modulo di partenza fosse un 4-4-2, quello di Tarozzi, ma tante volte, già prima che il risultato si sbloccasse e prima dell'infortunio di Verre, io avevo notato come fossero in sei addirittura i giocatori della Samp sulla linea difensiva con Verre da una parte e Candreva dall'altra ad allinearsi, a mettersi ai fianchi di Beresinski e Augello per fare veramente una linea a sei. Poi c'è stato l'1-0 su un piazzato battuto da Candreva in modalità onnipotenza tecnica ancora e deviato alla fine dentro da Gyasi, quindi credo sia stato ufficializzato autogol del giocatore dello Spezia. E poi c'è stato soprattutto l'infortunio di Verre. Lì io mi sarei aspettato, chiaro, non c'era a disposizione Damsgaard, non avevamo tantissime alternative in quel ruolo, però l'ha detto anche Tarozzi dopo il match nelle interviste post partita. Lì è stata fatta una scelta, quella di inserire Dragusin, quindi visto che probabilmente, siccome era cambiato il risultato ed era a vantaggio della Samp, troppo importante portare a casa questi 3 punti in questa partita, è stata fatta questa scelta molto a sorpresa: esordio di Dragusin con la maglia della Samp e passaggio a una difesa a 3. A quel punto, credo di aver letto che sia diventato un 3-4-2-1. Con Candreva e Gabbiadini ai fianchi di Caputo, questa l'idea in teoria quando la Samp attaccava, anche se ovviamente sia Gabbiadini, soprattutto Candreva hanno fatto tante rincorse, tante coperture, tanto sacrificio quando la palla ce l'aveva lo Spezia ed è successo per la maggior parte della partita, possesso palla con percentuali bulgare per la squadra di Thiago Motta. Quei tre là davanti, che appunto mi pare di vedere giocassero da reparto offensivo, soprattutto perché quando rinviava Odero li vedevo praticamente in linea. Quei tre là davanti però hanno orchestrato alla grande il gol del 2-0, hanno fatto veramente tutto, tutto molto bene a partire dalla sponda di Caputo, all'assist di Gabbiadini. Caputo che peraltro, e qui aprirei una bella parentesi sull'attaccante pugliese in cui io credo tantissimo, io credo addirittura al fatto che non sia totalmente da buttare via l'idea di far giocare insieme lui e Quagliarella, anche se la gestione di uno alla volta ci può stare, un ragionamento che chiaramente va fatto con equilibrio e c'è un allenatore lì per fare quello, però Caputo a me piace e ancora forse non ha scaldato completamente i cuori dei tifosi, inizia ad esserci qualche dubbio, però attenzione, al di là dei 2 gol, ieri per esempio si è guadagnato la punizione dell'1-0, che magari è un dettaglio, non è una cosa grande, però l'ha fatto con un movimento, credo su Christov, costringendo al fallo il difensore dello Spezia, con un movimento Caputo da attaccante vero, un attaccante che raramente, non ricordo attaccanti nostri capaci di questo tipo di malizie, di movimenti senza palla, è un maestro assoluto dello smarcamento, ogni tanto finisce qualche volta di troppo in fuorigioco. Forse questo sì, ma è anche un risultato figlio del suo vivere sulla linea difensiva avversaria. Quindi a me Caputo è piaciuto, ovviamente, insomma, non dobbiamo ripeterci su Candreva, Gabbiadini ha fatto soprattutto l'assist, ma comunque una partita di applicazione e qualità. Il secondo tempo,
è stato poi quello che ci rimarrà agli atti, negli archivi, come il secondo tempo della partita, che abbiamo finito con sette difensori in campo di ruolo contemporaneamente. Dicevo, nel primo tempo forse poteva entrare anziché Dragusin, io mi sarei aspettato uno tra Murro e De Paoli per continuare su un 4-4-2 abbastanza schematico, ordinato, chiuso, eccetera, eccetera. Così non è stato, poi però effettivamente la cosa ha funzionato, forse abbiamo sofferto un pochino di più con l'ingresso del Lukaku del Levante, mi verrebbe da dire, perché Nzola sta completando la sua metamorfosi fisica, non dico a livello di giocatore, però come struttura e anche come acconciatura a questo punto ricorda abbastanza il belga del Chelsea, ma insomma non ci ha fatto male il gol, l'abbiamo preso peccato perché spiace, come si dice in questi casi, per il fatto di non aver portato a casa il clean sheet, ma va bene così, la partita era sostanzialmente già finita. Ha fatto chiaramente un figurone Omar Colley, partita da dominatore assoluto, probabilmente in una difesa a tre si trova un po' più tranquillo, un po' più coperto, insomma c'erano spesso, lui poteva azzardare degli anticipi perché aveva meno campo alle spalle, la Sampdoria ha difeso con un blocco molto molto basso per tutta la partita e aveva tanti giocatori vicino, compagni di squadra pronti ad andare in copertura, raddoppio, insomma in soccorso nel caso in cui ci fosse stato un errore da parte del difensore Gambiano, cosa che però non è successa e quindi per il momento bene così. Era un discorso. Allora, io, visto che per un mese non ho avuto il piacere di commentare le partite, dico soltanto che, a mio modestissimo modo di vedere, è stata fatta un po' troppo in fretta, insomma, il processo ad Aversa. Siamo passati velocissimamente da buone sensazioni e entusiasmo attorno alle prestazioni della squadra a una crescente percentuale di D'Aversa out, che io per carità rispetto, ma mi sembra veramente insensato adesso pensare a un cambio di allenatore al di là delle alternative disponibili, ma non è una barca che sta affondando stile anno di Di Francesco, e lo avrei detto anche prima di questa vittoria con lo Spezia, che non sposta nulla dal punto di vista delle prestazioni e dei contenuti, perché è una partita che appunto archivierei e terrei soltanto i 3 punti che, come detto, andavano presi, quindi va bene così. E adesso vediamo, perché fondamentali per affrontare due partite molto molto impegnative, arrivano uno dietro l'altro Gasperini e Juric, per dirla, insomma, citando gli allenatori, quindi due squadre che, detto tante volte, due allenatori che hanno stili simili e che peraltro D'Aversa, secondo me, nel suo piccolo qui da noi stava cercando di replicare al netto della partita di ieri. È chiaro che tante volte si è detto che il calendario è stato penalizzante fino a qui per la Samp, vero fino a un certo punto forse, perché se è vero che l'entusiasmo era arrivato dalle prestazioni contro il Milan e l'Inter principalmente, quelle sono partite difficili da vincere ma non impossibili. Se non fai punti in quelle partite lì, in quella con il Napoli, eccetera, eccetera, poi aumenta la pressione che hai quando invece affronti le partite in cui gli avversari sono al tuo livello e quindi hai meno margine di errore contro le varie Udinese, Cagliari e Spezia, e quindi lì i punti devi cercare di farli il più possibile. Bene, aspetto come sempre i vostri commenti qui sotto e se siete arrivati fin qui io vi ringrazio per l'attenzione e l'ascolto. Ciao, ci vediamo alla prossima.